Salve a tutti, 27 settembre, si ripete Fare Nick e lui, oggi lui, oggi tocca a lui. Una cosetta abbastanza veloce. Vedo che qualcuno è tentato dal Fare Nick. Sono contento. Allora, io mi metto i capelli in piega perché così non me ce la può vedere. Cambia, però. Vedi? Eccoci qua. Mettiamo un po' di cera, che dici? Mettiamo un po' di cera, vediamo se mi è rimasta un pochetto di questa, ma no, questa è finita, possiamo pure gettare. Capellacci stamattina. Stamattina riutilizzo questa. Capellacci che c'ho oggi. È appena passato quello che vende la frutta, quindi me sono salvato. Ok, ricevuto, Carmine, ricevuto. Ti tengo da conto, dai. Ci metto qualche altra cosa dentro. Ricicliamo. Che fa anche bene al pianeta. Mamma mia. Guarda, tra un po'. Guarda che mostra un po' via qualcuno. Buongiorno Luca, come va? Buona domenica a te, buona domenica a tutti quanti. Eccoci qua. Tarirarira. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben trovati domenica 27 settembre. Senti, siamo pure i cantanti della giornata oggi. Sì, sì. Allora, aspetta che accendo un'altra luce. Intanto un buon caffè. So demo fa. C'è sta tutto. Allora, siccome ieri sono rimasto molto colpito dal Fare Nick, oggi volevo ripetere l'esperienza perché mi è rimasto tutto il giorno addosso, quindi perfetto, posso di niente. Vado a usare un po' di pre-barba, oggi ci attacco la linea intenso, anche se c'è una profumazione al bergamotto di Neroli, attenzione ragazzi, però oggi c'è sta, dai. Eccolo qua. Anche perché questo aiuta moltissimo lo scorrimento della lama. Ma siccome perché oggi uso il l'adjustable, perché ieri mi è stato detto: ma quando lo usi? In teoria già l'ho usato, quindi evidentemente la persona non ha visto l'ultimo video che ho fatto. Però va bene, dai, si riutilizza perché male non fa, anzi, lo desideravo, ce l'ho per fortuna. Ah, quanto è bello, esteticamente è bello, guarda, vedi, sei tutto sfocato, mannaggia, miseriaccia, aspetta, bellissimo, cioè oggetto proprio spettacolare, che ti fa. E poi andiamo a utilizzare, come al solito, andiamo a utilizzare il pennello, tra virgolette, della domenica. Con buona concezione del suo creatore, Eccolo, te lo ripropongo oggi perché secondo me vale molto 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 la pena, molto morbido, uno spettacolo. E vedi, io vado a raccogliere qua dentro, già sta. Andate a prendere un bel po', perché me ne serve un bel po' oggi. Perché dentro al Gillette ci ho messo la Bolzano, buona la metta, molto buona, e mi vado a fare le mie schiumette. Itiri, senti qua, buon profumo. Ah, poi un'altra cosa, ieri mi è rimasto l'odore tutto quanto il giorno, Tutto quanto il giorno,
Sarà una cosa eccezionale, guarda. Proprio eccezionale. Poi hanno parlato pure dell'acqua di Colonia, sì, dell'aftershave. Uno mi hanno detto che è molto buono. Lo devo provare, lo devo provare. Ma già il sapone in sé per sé è buono. Ecco, mo ci manca l'accorta ferro vecchia e mo sistemata la cosa. Così ce l'abbiamo tutti, eh? Siete contenti? Accorta ferro vecchio. Ritiro caldaie usate. Svuotiamo cantine. Se hai il ferro vecchio, noi lo recuperiamo. Sbarbata della domenica. La sbarbata della domenica. Un pochetto d'acqua, acquitto, poco poco. Com'è il tempo nelle vostre parti? Perché qua oggi dava nuvoloso, ma c'è sta il sole. No? A meno che poi non faccia il pomeriggio lo tsunami. Anche perché ero indeciso stamattina, dico che faccio? Uso questo, il Farinic o l'Ambassador? Poi ho detto, vabbè, ma utilizziamo il Farinic, che c'ha questo profumo particolare così, così forte, che ti rimane e ti invoglia. Anche l'Ambassador, eh? Ambassador spigna. Eccolo qua, bello pronto, dai. Beh, rispetto a ieri l'ho fatta molto più compatta oggi, eh? Oh, da vedere. Oggi il silenzio, strana sta cosa. Di solito quando registro, sapete, no? C'è quello che passa, quello che strilla, quello che urla. Sono tutti dormendo ancora. La domenica del villaggio. Che esplosione di profumo. Prurito. Profumo. Allora, io stamattina l'ho impostato, mi sa un po' troppo. Impostato un po' troppo. Mettiamolo, scusate, mettiamolo a 3, che non si sa mai. Vediamo un po'. No, lo devo mettere un po' più. Mettiamolo a 5, la proviamo. Mamma mia. Tra profumo e spettacolo, non. Questo è un oggettino particolare, eh. Molto, molto particolare. C'è la sua storia. Ma
C'ha la sua bellezza. Senti che profumo al farinic che dà. Mamma mia. Che goduria. Oh, c'ha l'anima, è preciso. Preciso proprio. Domenica bestiole. Yeah. Era un attimo che si è fatta la barba con sto gioiello. Proprio un gioiello. Faccio l'ultima, la seconda passatina. Ragazzi, il cavallo se la comanda. Poi mi è stato chiesto di fare un saluto, no? Non sai quei saluti che te fanno piacere farli. Galoppa, galoppa Luca, questo galoppa proprio. Oggi essendo domenica parlo un po' così, capito, con tranquillità, perché sennò poi magari qualcuno si lamenta. Saluto pure Antonio. Tanto se vado a prendere sta birra, ma ancora non l'ho vista. Mi sa che me la devo fare da solo. Eh? Allora, la seconda passata, vediamo un po' un attimo se posso esagerare un pochetto. Ma come faccio male, eh? Sì, oh, 9, come no, aspetta. Minchia, brutta storia. Vabbè, ce provo. Messo a 7, eh. Come lavora, ma una dolcezza, poi il farinic fa scorrere, benissimo. Io stamattina l'ho leggermente scaldato con l'acqua calda, ho messo un po' d'acqua calda dentro prima, in modo tale che fosse già bello che pronto, senza stare 3 ore. Ecco qua, bello pulito, mi sento. Tiè, becca del vintage che ha fatto, guarda che lavoro che ha fatto. No? Senza sapone la differenza la senti, senti che raspa un pochetto, invece col sapone non senti niente. Farinic buonissimo, ma ci manca sta per shave, lo prende assolutamente. Allora io mo, siccome questo è un pezzo comunque sia al quale ci tengo, adesso alla lametta gli do una sciacquata interna perché mi sembra anche giusto. Con il mio spazzolino tattico usa per pulire rasoi, una bella pulita, una scovolata
scovolata come una canna di fucile. Ah, eccolo qua, bello di roba. In modo che elimino tutte le tracce del sapone, che il sapone, come tutti sapete, lascia il residuo. Asciugare, asciughiamo. Allora, poi chi fosse interessato al farinic, che io l'ho detto ieri, già ne ho parlato, no? Ho detto che è molto 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 profumato, è una fragranza molto efficace, molto persistente. Mi hanno parlato molto bene anche dell'aftershave, cosa che penso, spero che non mi manchi. Spero di poterla prendere al più presto, così almeno tutta la linea completa. Sono trovato molto bene, come hai visto il Pantarei in cavallo lavora magnificamente. Aspetta, me lo metto un po' di cera sui capelli, però mi faccio anche la maschera, così vado a testare eventuali abrasioni sul viso. Poi raga, il cavallo, se non lo sapete, lo devi usare così, perché sennò si annoda. Quindi, ma è una morbidezza esagerata, io pensavo che fosse più duro, invece è morbidissimo. Oh, maschera di bellezza. Solo qua sotto sento leggermente un pizzicore folla. Allora, detto che dove metta la cera, dove sta la cera? L'ho messo. Eccoci qua. Mettiamo la cera, che so, pezzo di capello è sempre ribelle, fa sempre come gli va. Beh, non è al massimo la mia pettinatura, però è più che bene, dai. Basta che è compatto. Eccoci qua, quindi lavoro eseguito. È stata una bella sensazione. Io mi lavo il cavallo. No, oh, è forte, eh? È forte, forte proprio. Ma aspettavo un sapone così profumato. Però la continuità dell'odore che è forte, eh? Cioè, quasi tutto il giorno, un toglio di cavolate, minchiate, ma tutto il giorno lo regge. Certo, almeno uno poi suda come maiale, però ne ha le massime. Oggi rasatura, con calma, tono pacato, piaciuta. Eccolo qua, vedi? Poi ce li mettiamo nella metta, che è ancora buona. Ok, buongiorno a te. Vedi? Eccolo qua. Tac, 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 tac. A posto. Se lo mettiamo qua, l'abbiamo riposto. Io la mia barbetta me la so fatta oggi, domenica, con calma, disinvoltura. Danna da finire questo pezzo. Au. Mi sono perso il copri cera. Ah, ma sta qua dentro, fa bene, non si vede, è trasparente. Quindi vedi, guarda, c'è una bella consistenza, questo sapone, bellissima consistenza, poi un bel profumo. Faccio crescere i baffi così. Come la vedi? Eccolo qua, bello, pronto e sistemato. Allora,
amici baffuti, questa è l'operazione. Mi è stata consigliata, eh? Ma adesso non ci mettono subito la cera perché sono bagnati, quindi di conseguenza non andrebbe ad aderire bene, andrebbe male, quindi di conseguenza aspetto un attimo. Poi l'ultimo step, non avendo purtroppo quella buonissima colonia, ce la mette sempre quella del gruppo che si abbina secondo me molto bene al profumo del Farinic. Farinic molto 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 buono. Quindi, e poi un'altra cosa ragazzi, se trovate i rosoli vintage, comprateli perché sono spettacolari. Cioè farsi la barba con un rasoio che ha 50 anni è una cosa spettacolare. Pensa quanto ne capivano prima rispetto a noi. Un attimo, vai fino a tutta una cosa, vabbè, non fa niente, dai. Andiamo avanti così. Ecco, il discorso è stato fatto. Oggi di domenica ho fatto una bella sbarbatina, senti, non c'è sta rumore, non c'è sta niente. Me vado a mettere un po' di cera. Messa asciutta, me la mette. Quindi se vi capitano i vintage, comprateli, certo a prezzo buono, che mentre vi radete vi raccontano la storia. A me piacciono poi. Poi sono scelte personali, giustamente, eh. Con l'acqua quando metti la cera diventa un casino, diventa un casino perché si mischia, capito? Eccoci qua. Cera capelli e baffo, ma ne mette poca, sui baffi poca, perché se notti si... Oh, una volta lo metto dietro, una volta lo metto per terra, non lo so manco io dove sta asciugamano. Quindi mettete una poca, se ne comprate questa qui, che questa è utile sia per capello sia per baffo. Perfetto. Quindi questa, io se dovessi fare una recensione, la consiglio. Comoda per tutte e due. Poi vedi, io mi sono tirato, guarda come ce l'ho oggi, so quasi perfetto. Quindi quasi perfetto, io con questo ragazzi ho fatto un video, cerco di essere il più breve possibile, almeno per quanto riguarda il canale, perché sennò poi la gente la sera si addormenta e questo non va bene. Quindi con questo vi auguro buona domenica, buon relax per chi lavora, buon lavoro e ci vediamo domani, che è lunedì, inizio settimana. Se lo vedi mentre stai per dormire, buonanotte. Ciao, buona domenica da Luca. Ci vediamo domani.